purtroppo quando parliamo di gioco nel nostro paese non parliamo tante volte del piacere magari di passare una serata con gli amici, ma invece di mettersi là da soli ad una macchinetta, lo diciamo ancora una volta, più di 100 miliardi spendono gli italiani e praticamente quasi 50 miliardi nelle macchinette. Allora anche i singoli comuni possono fare, portare avanti alcune iniziative per spegnere queste macchinette in qualche maniera, per limitarle, ma intanto ci sono dati preoccupanti che arrivano dal territorio, praticamente da tutti i territori. Guardate, genericamente si potrebbe dire che si scommette in Italia soprattutto al centro-nord, ma poi ci sono città più ludopatiche, ad esempio Prato, ad esempio Ravenna. Cosa succede ad esempio nelle Marche? C'è Sauro Rossi con noi, il segretario generale della CISL delle Marche. Ben trovato, sì. Rossi, quali sono i dati che avete lì a disposizione e quanta preoccupazione c'è in questa regione? No, purtroppo il grado di preoccupazione è elevato, perché soprattutto in alcuni contesti siamo di fronte a quella che potremmo chiamare un'emergenza sociale. Abbiamo avuto negli ultimi due anni un incremento significativo del ricorso al gioco d'azzardo. Nelle Marche si stima qualcosina in meno come giocate dei 2 miliardi, ma soprattutto, come già la trasmissione ha messo in rilievo, c'è la differenza che insiste come un prelievo forzoso sul territorio, di circa 450 milioni di differenze tra quanto giocato e quanto vinto. Significa che ogni cittadino marchigiano ha una sorta di tassa che grava di poco meno di 300 euro, e questo è già un dato significativo, perché quindi ogni cittadino marchigiano spende un po' meno di 300 euro per il gioco. Sì, se fosse distribuito. Mi scusi, ma noi parliamo anche unitario, dei bambini, di tutti? Assolutamente, per ogni classe d'età. Questo sta a significare come rischia di essere endemica questa situazione, e soprattutto aggrava situazioni di impoverimento legato alle situazioni di maggiore fragilità. Guarda, lei ci sta dando un dato sul territorio che ci sembra, no, emergenziale, ma in verità è così in tutta Italia, perché con noi Simone Feder, ben trovato. Simone Feder è coordinatore del Movimento No Slot, è uno psicologo, ben trovato. Buongiorno a voi. Buongiorno Federe, anche voi avete fatto una ricerca nel dettaglio, una ricerca che riguarda soprattutto i giovani. Che dati arrivano da Pavia e zone limitrofe? Indubbiamente sono sempre dati allarmanti che ci preoccupano e che raccoglieremo i cocci nei prossimi anni. Partiamo anche dal fatto che c'è stata una ricerca che ha fatto l'Istituto Superiore della Sanità in ottobre del 2018, dove prendo ad esempio il target minori e dava dei dati dove 70.000 minorenni sono già giocatori problematici. 70.000 minorenni in Italia già problematici, quindi non giocatori. Sì. Non giocatori, 700.000 sono giocatori che hanno dichiarato di aver giocato. Mi passi sto termine, anche se per me mi viene la pelle d'oca dire gioco ciò che gioco non è, perché questo è tutt'altro che gioco, perché l'azzardo oggi sta penetrando nei nostri territori, sta penetrando soprattutto anche nelle famiglie dove abitano molti di questi giovani. Federe, però mi permetta, devo mettere un punto: a cosa giocano questi ragazzi e soprattutto da cosa sono stimolati? Sono stimolati anche dalla pubblicità, quindi vietare la pubblicità di questi giochi può aiutare? Bene, può aiutare sicuramente, ma non si risolve il problema, ma è già un passo comunque molto importante. Tenga presente che oggi noi abbiamo, dalla ricerca fatta dal Centro Studi di Meno, cui fa capo Casa del Giovane, Fondazione Exodus, già il 9% dei ragazzi che dichiara di avere in famiglia il papà o la mamma o il fratello che giocano d'azzardo tutti i giorni. Quindi mi permetta, ecco, più che la pubblicità che arriva dalla televisione, la cattiva pubblicità arriva dall'interno delle famiglie, questo può essere uno dei problemi. Ad esempio, cosa succede in piccoli comuni? Provincia di Milano, Rescaldina, c'è il sindaco Iello, ben trovato sindaco. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Prima abbiamo parlato, sì, di distanziometro, ossia della impossibilità di avere ad esempio delle slot machine entro i 500 metri da determinati punti. Voi avete un comune particolare, possiamo dire che è stretto e lungo, ed è un comune che così fisicamente a lei permette di fare quali tipi di regolamento interno per limitare il gioco? Sì, noi nel 2017, io sono neoeletto ma in continuità con la precedente amministrazione, nel 2017 abbiamo approvato un regolamento in Consiglio Comunale dove, in applicazione della legge regionale numero 8 in Regione Lombardia, abbiamo segnalato quelli che sono i punti sensibili all'interno del paese, per cui a una distanza di 500 metri non possono essere installati questi apparecchi. Tenga presente, come sottolineava lei, che Rescaldina è lunga e stretta, e quindi
con il baricentro nei luoghi sensibili abbiamo praticamente coperto tutta l'area. Quindi fisicamente questa legge le permette di vietare praticamente in tutto il territorio le slot? Sì, perché comunque l'indicazione è anche molto ampia dei luoghi sensibili, quindi si va dagli istituti scolastici agli impianti sportivi, le strutture residenziali in ambito sanitario, gli oratori, i luoghi di culto, e noi abbiamo inserito nel regolamento anche il parco di interesse sovracomunale, quindi abbiamo una copertura totale del E questo, insomma, Rescaldina è aiutata in qualche maniera dal territorio, ma capite bene che non può essere questo il metodo per vietare agli italiani di giocare. Cosa succede a Canicattì? Andiamo veramente da tutt'altra parte d'Italia. Ettore Di Ventura, in questo caso il sindaco, anche da voi c'è un'emergenza gioco, con tutto che abbiamo detto che al sud e soprattutto la Sicilia in teoria è una delle regioni più virtuose, però ci viene in mente, c'è anche tanto gioco illegale, ad esempio anche tante slot che in verità non sono poi collegate con la centrale madre o che magari sono taroccate. Sindaco, ben trovato. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Sì, il fenomeno purtroppo è anche qua al sud, molto nella mia città, molto, molto grave e allarmante. Io sentivo i dati delle Marche o dati di Pavia. Qua nella mia città una spesa pro capite si gira intorno ai 600 euro. 600? 600 euro a Canicattì? Si spendono quasi 19 milioni di euro l'anno da questa indagine. E appunto per questo è un dato allarmante, un fenomeno che deve essere arginato e che deve essere arginato coinvolgendo tutte le istituzioni, il Ministero della Salute, l'Assessorato regionale, le ASP, un tavolo permanente, perché la fragilità sociale a cui si faceva riferimento crea problemi non soltanto nell'ambito familiare ma anche all'esterno. Sì, e dallo studio prego. È emerso pure che le fasce più deboli, coloro i quali hanno un reddito più basso, spendono tutto il loro salario, tutto il loro stipendio, gran parte del loro stipendio in slot machine e altre diavolerie del genere. E questo, sindaco, io la ringrazio ovviamente anche per la sua testimonianza da Canicattì, è il vero problema. Sono arrivati molti messaggi, ma ne leggerei solo uno al 335-699-2949. Ho un fratello che si è totalmente rovinato, praticamente è un drogato, non abbiamo fatto questo riferimento, ma è vero, una vera e propria droga. Come si può fare questo, Antonio da Torino?